Studio Battaglia, partiamo da Giorgio Marchesi. Allora, Giorgio, tu sei l'avvocato Massimo che lavora nello stesso studio dove va, insomma, a lavorare Anna, e sei un suo vecchio coinquilino. Quindi, insomma, raccontaci un attimo. Sì, hai detto bene, hanno vissuto insieme, hanno studiato insieme, quindi insomma si presuppone che abbiano trascorso forse uno dei momenti più belli della vita delle persone, cioè quando si ha 20 anni, dai 20 ai 25 anni di solito è un bel periodo e in cui si vivono queste amicizie anche totalizzanti, perché vivendo con una persona insomma si conoscono molto bene. Poi hanno preso, come dire, vie diverse e si ritrovano, però secondo me rimane sempre questa conoscenza profonda, forse no, da uno sguardo puoi intuire qualcosa dell'altra persona, conosci comunque il passato di questa persona, che è sempre una discriminante importante tra le persone che si conoscono, e quindi insomma da lì questo ritrovarsi e lavorare insieme, come dire, può anche mettere poi in crisi anche un uomo che aveva fatto determinate scelte, che era abbastanza distante e distaccato rispetto a una vita sentimentale, diciamo, potremmo dire abbastanza leggero, e invece forse insomma rivedendo una persona particolare e speciale, insomma, questo può metterlo sicuramente in difficoltà. Potrebbe mettere in difficoltà soprattutto Anna, perché Anna invece, la sua ex coinquilina, c'è una famiglia, ce l'ha, e soprattutto è una donna comunque molto emancipata, tanto da staccarsi dallo studio, insomma, della madre, e quindi magari questo ritorno del passato potrebbe, no, metterla un po' in crisi. Devo dire che ad Anna la presenza di Massimo turba molto Anna, sì, la mette molto molto in difficoltà, anche perché lui ha detto che erano ex coinquilini, ma secondo me erano qualcosa in più che coinquilini, secondo me. E ci piacerebbe dire la verità. E quindi ovviamente quando ritornano le persone con cui uno è stato molto bene, secondo me rifiorano anche i sentimenti piacevoli con cui poi uno, soprattutto Anna, che ha preso una sua strada, si è sposata, ha preso un binario apparentemente molto sicuro, invece questo incontro con Massimo la rimette di nuovo in insicurezza. Poi vediamo come va a finire, non posso spoilerare. Ecco, e sul percorso di Anna arriverà invece Carla. Carla in questo caso non fa l'avvocato, ma subisce, diciamo così, sì, una richiesta di divorzio. Possiamo usare il termine trappolone da parte del marito. È un trappolone. Ma lei pretenderà un divorzio che non sarà un divorzio qualunque. Sì, non sarà un divorzio qualunque, anche perché durante nell'excursus del personaggio le capiteranno veramente di tutte. E il marito, cioè, riscoprirà tante bugie, tante menzogne, e grazie a questo avvocato, questa avvocata Anna, riuscirà anche a risalire da questa china in cui viene precipitata a sorpresa. No, è un personaggio molto interessante, ha una grande varietà di colori. Ecco, ma affrontando questa serie, avete scoperto degli aspetti che probabilmente non vi aspettavate, insomma, da una categoria come quella degli avvocati divorzisti, che per antonomasia, no, è una categoria molto cinica. Quindi ci sono degli aspetti, ecco, per esempio il tuo personaggio, ad esempio, è diverso, sì, cioè cerca di non essere, sì, di prendere il meglio e non sì, del peggio della professione. Sì, sì, sicuramente, come l'hai detto tu, io, ecco, era un mondo che pensavo che fosse pieno di avvocati, diciamo, molto tutti personaggi spietati che cercano solo di distruggere l'avversario. Invece ho scoperto che almeno il mio personaggio, Anna, è un avvocato dall'anima gentile, insomma, non ha un altro modo di vedere le cose, quindi cerca sempre una soluzione pacifica, non necessariamente distruggendo l'altro, e questo mi è piaciuto molto. Quindi ha un'etica molto forte, e spero che ci siano gli avvocati anche così, perché è bello. Senti Giorgio, ma invece trovarsi, come dire, ad essere il bello delle donne, perché effettivamente, essendo una serie questa tutta o quasi al femminile,
Diciamo che tu e il personaggio interpretato da Thomas Trabacchi siete, ben, cioè, suo marito, siete praticamente gli unici uomini e tu sei quello, insomma, che potrebbe essere più appetibile per tutti, no? Come ci si trova, insomma, in un ambiente completamente femminile? Ma io benissimo, perché ho sempre avuto, no, devo dire che ho sempre avuto, anche quando facevo un altro lavoro, altri lavori, ho sempre avuto cape donne, in realtà. Le mie, insomma, le responsabili erano donne con le quali mi sono sempre trovato benissimo. E parlo dell'epoca Ming, cioè parlo di tanti anni fa, per cui già avevo, ho questo rapporto sereno con le donne. No, molto bene, poi insomma, quello che salva sempre è l'ironia e soprattutto l'autoironia, ma questo in generale nella vita. E chi di ironia e autoironia ne ha tanta, ovviamente, è Carla. No, l'ironia è la salvezza della vita, questo è un luogo comune. E in questo caso viene raccontata tutta la storia, viene raccontata sia con drammaticità che con ironia, perché anche nei momenti più drammatici, se uno riuscisse a staccarsi un attimo e a guardare le cose da fuori, forse potrebbe trovare il modo per uscirne. Ok, e allora per chiudere, telegrafici una volta mi dite un motivo per cui gli spettatori devono vedere Studio Battaglia su Rai 1. Un motivo per cui bisogna vedere Studio Battaglia su Rai 1 è perché, sì, o su Rai Play, è perché è una gran bella serie. E poi perché alla fine dovete fare la ola per il mio personaggio. Perché secondo me è molto divertente, soprattutto lo dico anche agli uomini che ci ascoltano, è bello vedere il mondo femminile, è una fortuna delle volte vedere quattro donne, no? Come non siamo abituati a vedere in una famiglia dove si dicono tutto e per cui siamo degli spettatori privilegiati. Secondo me è perché c'è sia il dramma sia la commedia, quindi si passa facilmente dalla lacrima al sorriso. Che insomma di sti tempi ci vuole. Ci vuole. Perfetto, grazie a tutti e complimenti. Ciao, grazie.